Una notte a Terranuova non è stata solo Cristina D'Avena, ma anche tante altre cose che ormai da 9 anni caratterizzano una delle serate più attese del territorio. I pub in piazza, l'angolo dedicato ai bambini, il liscio in piazza dell'orologio e i negozi aperti, oltre ad alcune bancarelle in via Roma. Pienamente soddisfatto il sindaco Chienni, in un paese dove sembra funzionare tutto quando si parla di eventi in centro. A volte Terranuova viene indicato come il paese delle feste e io credo che questo sia un merito, non sia un demerito, perché una festa si vive nel momento in cui si realizza, ma anche prima quando si organizza c'è la passione di tante persone e anche questo fa comunità, quindi un grande grazie a tutti. Questo venerdì è stato il primo dei 3 previsti a giugno organizzati dalla Commart, l'associazione dei commercianti. Eventi che hanno visto e che vedranno anche un incremento della sicurezza. Effettivamente la sicurezza è un po' più alta, però questo ci garantisce che tutti possono stare in tranquillità e serenità a godersi lo spettacolo. Effettivamente è una misura fondamentalmente giusta, ci costa un po' più di economicamente di sforzi materiali, però diciamo che così siamo tutti tranquilli e sereni. I prossimi eventi saranno venerdì 16 e venerdì 23 giugno. E poi andiamo avanti con gli altri, l'esibizione Scuola e Ballo e il terzo venerdì con quello che è una serata proprio per bambini, quindi giocolieri, spettacoli, tutto quello che riguarda i bambini.